messo pezzettini di prosciutto cotto. Vedete? Sempre che mano faccio, che mano mi sono pulita. Morbide lingua. Secondo me questa è molto piccola. Ne prendo un'altra. Sì, questa mi era risultata molto piccola. Un piatto fresco, gustoso e digeribile. Lo bacia, non ha te, è chi stiuma strisanzalate. Buongiorno, buon lunedì, sempre da nonna Adele. Uvrit, mo metta a scaure i ris, li vado a lessare in italiano, che ha fuori senza latte. Vedete come stanno cuocendo belli i ris? E faccia al dente. Uvrit, come è venuto bello? Guardate qua. Mo metti in asco la pasta, io sciacquo sotto la fondana. Lo faccio fa fritto fritto. Lo faccio venire bella asciutta asciutta che lo metto a scorrere. Vedete? Questo sciacquante, ovvero? Bello. Così scende tutto l'amido riso. Ovvero? Lo sto girando, vedete? Allora, questa è la preparazione per il riso all'insalata. Ho preso il riso, l'ho lavato ben bene, l'ho lessato. A Napoli si dice scaurato. Però l'ho messa a colare nella colapasta proprio per il riso. Vedete com'è bello asciutto? Adesso ci metto un po' d'olio d'oliva. Non tanta ce ne ho messa, sapete perché? Perché ci metto il tonno e non ho buttato l'olio del tonno. Vedete? A noi piace così. Poi non lo so voi come lo fate. Vedete? Adesso vado a amalgamare tutto. Io lo faccio come piace ai miei figli. Poi ognuno sa i gusti suoi. Il sale. A Napoli si dice che trovo. Mais. Ho messo pezzettini di prosciutto cotto. Vedete? Sempre che mano faccio, che mano mi sono pulita. Morbide lingua. Secondo me questa è molto piccola, ne prendo un'altra. Sì, questa mi era risultata molto piccola. Perché ho riso, o giro buono o non giro proprio. Sempre la famiglia mia! Non faccio ristorazione, io cucino per la mia famiglia. Poi, al momento che lo servo a tavola, prendo dei pomodorini a ciliegina e pomarola in insalata e piccirelli. Le lavo ben bene e le metto in un piatto a tavola. Chi preferisce il pomodoro se lo taglia al momento. Che sa a chi piace e a chi non piace. L'oliva in the belle fresca. Un piatto fresco, gustoso e digeribile. Ecco. Lo bacia, non ha te, è chi stiu mastri senza latte.